di subito tu qualcosa. Un piccolo intervento, è bene che l'autore lo faccia, anche se, come al solito, il mio amico qui presente è bravissimo a presentare i libri, riesce ad entrare, a penetrare nel profondo, riesce a scovare tutti i motivi che lo animano il romanzo. E quindi almeno mi sia permesso di ringraziarlo. Grazie molto, perché sei veramente bravo. Forse ho capito anch'io qualche altra cosa che tu hai illustrato. Cosa che capita spesso, perché non sempre lo scrittore dice delle cose in modo cosciente, in modo completo. Spesso dice delle cose che poi, dopo che un altro ha letto il romanzo e ha comunicato qualche notizia, qualche piccola riflessione, eccetera, dice sì, è vero, forse è così, ma è nato tutto spontaneamente in modo inconscio. E poi voglio ringraziare anche voi, siete qui presenti in numerosi. Stavamo dicendo con l'amico Carlino, Manzoni parlava di 25 suoi lettori, 25 personaggi, voi siete molti di più, che mi lusinga, vero? Dunque, allora andiamo qui al romanzo. Voglio dire subito che, è evidente anche da quello che ha detto Carlino, il romanzo non è un romanzo autobiografico, come qualcuno ha pensato, qualcuno che lo ha già letto a Roma, qualche amico, mi ha subito detto, ma è un romanzo, sei tu qui, questo Carlo sei tu, perché non sa la mia storia del passato. No, non sono io Carlo, Carlo è una pura invenzione, sia pure sulla base di verità che lui ha illustrato. Ci sono stati bambini a San Pietro in Fine che sono rimasti orfani di guerra, di madre e di padre, e sono stati richiamati in America, più di uno. E questo forse è stato il motivo per cui io poi ho pensato a scrivere una storia che avesse per argomento principale questo fatto. Quindi non è un romanzo autobiografico, anche se io sono stato a San Pietro in Fine nel periodo cruciale della battaglia, però sono stato soltanto fino al 23 di novembre, quando cioè San Pietro in Fine non era stato ancora distrutto. C'erano già stati dei bombardamenti, dei cannoneggiamenti, però non era ancora distrutto. La distruzione vera e propria avverrà dopo il 23 di novembre, nel periodo esatto tra l'8 e il 16 di dicembre. In quel periodo ci sono molte battaglie, l'ultima, il 16, che distruggono completamente, radono al suolo San Pietro in Fine. Io però ero andato via. Il 23 di novembre io ero andato via, sì, ma mia madre, mio fratello e tanti altri signori di San Pietro in Fine. Perché bisogna dire questo, che i tedeschi furono, sono stati, lo sappiamo, hanno commesso azioni veramente innominabili addirittura, e una l'hanno commessa anche a San Pietro in Fine, poi ve lo dirò. Però hanno fatto anche atti umanitari, perché quando loro sapevano benissimo che San Pietro in Fine sarebbe stato appunto cruciale della lotta tra gli alleati che provenivano dallo sbarco di Salerno e i tedeschi che volevano bloccare l'avanzata verso in alto nella penisola, sapevano che lì a San Pietro in Fine sarebbe stato a Montelungo esattamente, che è un monte che sta di fronte a San Pietro in Fine, a poche centinaia di metri, lì loro avrebbero opposto una resistenza acutissima, accanitissima, così di fatto fecero. E allora invitavano la popolazione ad andare via da San Pietro in Fine. E alcune famiglie decisero di andare via, altre invece si ripararono nelle grotte della valle. Non so se tu hai accennato, no, forse no. Non hai nominato le grotte della valle, no. Perché ci fu un signore di San Pietro in Fine, un certo Ferdinando Brunetti, che era abbastanza colto, anche lui aveva intuito che lì sarebbero state cose terribili. E allora in una zona tufacea, poco fuori del paese, fece costruire una grotta, e con la sua famiglia si riparò nella grotta, quindi lì stava tranquillo. Gli altri di San Pietro in Fine lo imitarono e uscirono fuori ben 5 grotti, 4 e mezza diciamo, comunicante tra di loro, e lì si rifugiò quasi totalmente la popolazione di San Pietro in Fine, eccetto quel centinaio forse che
accettando l'invito dei tedeschi di andar via, andarono effettivamente. Tra questi c'ero io, mia madre e mio fratello. Mio padre stava in Albania militarizzato. Dove andaste voi? Noi, eccoci, da San Pietro in Fine ci misero su dei camion, ci portarono a Cassino e da Cassino sui treni per l'Alta Italia, senza una meta, liberi però di scendere dai treni qualora lo volesse, chi lo volesse. E difatti noi scendemmo a Roma, c'erano le SS che sorvegliavano il treno, ma lasciavano liberi di uscire, di scendere dai treni, perché l'intento loro era effettivamente quello di evitare che ci fossero troppi morti a San Pietro in Fine. Allora San Pietro in Fine aveva una popolazione di circa 1000 abitanti. Bene, ne morirono ben 135. E sapete come morirono? Morirono perché uscendo dalle grotte per andare a prendere qualcosa nelle case già mezze distrutte, qualche coperta, perché siamo in pieno inverno, siamo a novembre, dicembre, qualche cosa da mangiare. L'acqua soprattutto, che non esisteva nelle grotte, dovevano andarsela a procurare in qualche cisterna, in qualche pozzo. Durante queste uscite cadevano le bombe, i cannoneggiamenti, da tutte e due le parti, sia dei tedeschi, sia degli americani, degli alleati. E molti rimasero uccisi in questo modo. Ci fu una suora, per esempio, giovanissima, una giovane suora, che era andata a prendere un po' d'acqua al posto della madre, che era un po' anziana, volle andare lei. Portava un boccione per prendere l'acqua. Una granata l'ha uccisa, l'ha ammazzata. E questo comunque è, diciamo, per quanto riguarda l'uscita da San Pietro in Fine di queste poche famiglie, è la parte che i tedeschi hanno fatto come un atto di umanità, insomma. Poi invece da un'altra parte hanno fatto una cosa terribile. 14 persone esattamente, erano due famiglie praticamente, si rifugiarono non nelle grotte di cui ho parlato, ma in un'altra grotta, in un'altra località che si chiama Le Cerrete. E lì tra loro a un certo punto si nascose anche un soldato, un soldato sbandato dopo l'armistizio. I tedeschi pensarono che quel soldato fosse una spia, che facesse la spola tra gli americani e i tedeschi, e si incaponirono talmente in questa loro convinzione che a un certo punto, siccome quelle povere famiglie non lo dicevano, non potevano dire sì, è una spia, non lo era per loro, non dicevano che era una spia, i tedeschi tirarono fuori dalla grotta tutte e 14 le persone e li fucilarono tutte e 14. Questa è una cosa terribile, sì, era la guerra, d'accordo. Quindi ho voluto dire la parte umanitaria e la parte tragica, sia pure per motivi di guerra. Ecco, Carlino ha detto già quasi tutto di San Pietro in Fine durante la guerra, eccetera, eccetera. Forse qualche cosa aggiungo io, perché lui probabilmente non lo sa neppure, perché ovviamente non sa tutto. Ecco, per esempio, oggi San Pietro in Fine, e soltanto oggi, dico, da circa 7-8 anni, il comune, l'amministrazione, sta provvedendo a un restauro conservativo dei luoghi e ha interessato le istituzioni dello Stato, in modo particolare per esempio il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, per far sì che si sapesse quello che San Pietro in Fine ha subito. Si sapesse la storia di questi 14 martiri, come vengono chiamati, si sapesse di 135 morti su una popolazione di appena 1000 abitanti, che sono tanti. E Carlo Azeglio Ciampi si è interessato molto a questa faccenda e ha elevato il vecchio San Pietro in Fine, le macerie di San Pietro in Fine, a, come questo lo diceva Carlino, a Parco della Memoria Storica, Monumento Nazionale, insignando il paese di medaglia d'oro al valore civile, cosa che non c'era stata prima, nessuno se n'era mai interessato. Era stato abbandonato completamente il paese alle ortiche proprio. Oggi a San Pietro in Fine quasi ogni giorno vanno almeno gruppi di gente a visitare il posto. Anche perché tra le tante cose belle che sono state fatte a San Pietro in Fine, nel vecchio paese, l'amministrazione attuale ha anche provveduto a creare un museo virtuale,